La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per lo zio di Cata e altri tre occupanti dell'ex hotel Astor. L'inchiesta sulla scomparsa di Cataleia Ciclo Alvarez, conosciuta come Cata a 5 anni, avanza dopo il suo rapimento avvenuto il 10 giugno scorso dall'ex hotel Astor di Firenze. I pubblici ministeri Christine von Borris e Giuseppe Ledda hanno richiesto il processo per Argenis Abel Alvarez Vázquez, uno degli zii materni della bambina, per Carlos Martin della Colina, ritenuto il capo del racket degli affitti nell'ex hotel occupato, per Nicolas Eduardo Lenis Aucacusi e per Carlos Manuel Salinas Mena. L'indagine sulle attività all'interno dell'albergo occupato, frequentato da centinaia di persone bisognose, è stata innescata dalla misteriosa scomparsa di Cata. Gli inquirenti hanno ipotizzato che la bambina potesse essere stata rapita come atto di vendetta nei confronti di alcuni suoi familiari, che gestivano affitti illegali e facevano uso di metodi coercitivi. Gli imputati, assistiti dall'avvocato Elisa Baldocci, sono accusati di aver estorto denaro agli altri occupanti dell'hotel, nonché di aver tentato un omicidio a maggio 2023, due settimane prima del rapimento di Cata, quando un cittadino ecuadoriano cadde da una finestra per sfuggire a un'aggressione del clan. Sono inoltre accusati di estorsione, rapina e lesioni. Questo filone d'indagine rappresenta finora l'unico progresso nell'inchiesta sulla scomparsa della bambina. A quasi un anno dal rapimento non ci sono ancora tracce di Cata e non si hanno indizi sui rapitori. L'unica certezza è che non si trova nell'ex albergo occupato, che è stato accuratamente ispezionato. Con il passare dei mesi e grazie all'operato dei carabinieri, sembra che la bambina sia stata fatta uscire dal complesso attraverso una via secondaria, forse sfruttando un passaggio segreto sotterraneo o un vialetto lungo il muro di confine tra l'ex hotel occupato e un'altra proprietà. Le telecamere di sicurezza posizionate davanti all'ingresso dell'hotel non hanno catturato il momento in cui Cata ha lasciato la struttura per non farvi più ritorno. Anche la telecamera puntata sulla strada laterale, via Maragliano, non ha fornito alcuna informazione utile. Sorge il sospetto che chi ha rapito Cata abbia pianificato attentamente il percorso per evitare di essere ripreso. Se così fosse, il suo rapimento sarebbe il risultato di un piano meticoloso e ben organizzato. Ma chi potrebbe essere il responsabile? Gli investigatori hanno esaminato tutte le possibilità senza trovare riscontri. Inizialmente si era ipotizzato che la bambina potesse essere stata fatta uscire all'interno di due trolley e una borsa. Alcune persone precedentemente ospitate nella struttura erano state infatti riprese dalle telecamere mentre uscivano con valigie di grandi dimensioni poco dopo la scomparsa di Cata. Tuttavia, dopo il sequestro e l'analisi di tali bagagli, non sono state trovate tracce della bambina. Esiste la possibilità che Cata abbia lasciato il paese, magari diretta in Perù, paese d'origine dei suoi genitori, ma le indagini condotte lì non hanno prodotto risultati concreti. La procura ritiene che il motivo della sua sparizione sia legato alle violenze perpetrate all'interno dell'ex hotel, dove le famiglie occupanti erano costrette a versare ingenti somme per avere un tetto sopra la testa, subendo abusi e violenze quando non riuscivano a pagare. Non si esclude nemmeno che il rapimento della bambina sia stato un atto di vendetta a seguito di un presunto abuso sessuale subito da un'altra bambina all'interno dello stabile, forse da parte di un familiare di Cata. Ad oggi, però, non ci sono tracce né all'interno né all'esterno dell'ex hotel. Il destino di Cata rimane avvolto nel mistero.